Bentornati cari amici di Ad Hoc. Grazie alle riaperture ospiteremo anche grandi eventi culturali, tra cui quello che si sta svolgendo al Museo Napoleonico, dedicato al bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte. La mostra si chiama Napoleone Ultimo Atto, l'esilio, la morte e la memoria. E sarà visibile fino al 9 gennaio 2022. L'esposizione è a cura di Elena Camilli Giammei ed è promossa da Roma Culture, la Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali e l'organizzazione di Zelema Progetto Cultura. Sono ben 85 pezzi visibili all'interno delle quattro sale che sono state appunto dedicate a questa esposizione. Tra gli oggetti in mostra la maschera funeraria dal calco del volto preso dal medico Anton Marchi subito dopo la morte di Napoleone e numerose reliquie da contatto. Poi ci sono preziose tabacchiere, giochi di società, volumi provenienti dalla biblioteca, tessuti raffinati e capi di abbigliamento utilizzati quotidianamente da Napoleone durante il suo esilio nell'isola di Sant'Elena. Abbiamo intervistato la curatrice Elena Camilli Giammei che ci parlerà dell'esposizione. Allora, possiamo dire che la mostra Napoleone Ultimo Atto è una mostra che è dedicata, come dice lo stesso titolo, lo dice molto chiaramente, agli anni estremi di Napoleone, al suo esilio sull'isola di Sant'Elena e alla sua morte che si è verificata proprio lì, il 5 maggio del 1821, data di cui oggi ricorre il bicentenario. E è una mostra che ci presenta Napoleone forse in modo un po' inedito rispetto a come siamo abituati a conoscerlo, quindi non un Napoleone imperatore, vittorioso, trionfante, condottiero, vincitore di grosse imprese militari, bensì un Napoleone sconfitto, nostalgico, malinconico, che riflette sul proprio passato e sul proprio presente. E decide a Sant'Elena di dedicarsi a quella che è la più grande delle sue ultime imprese, forse la sua ultima grande impresa, ovvero ricostruire la trama, il senso, il significato della propria storia, dettare la propria storia ai propri collaboratori in modo tale da tramandarla ai posteri. Verranno pubblicate diverse memorie di Napoleone, derivate appunto dai dialoghi da lui avuti a Sant'Elena con i suoi collaboratori. Forse il più famoso testo da questo punto di vista sono il Memoriale di Sant'Elena di Emmanuel de Las Cases, che era uno dei più stretti collaboratori di Napoleone a Sant'Elena per i primi 2 anni dell'esilio. La mostra ha uno sviluppo, diciamo, tendenzialmente narrativo, che parte dall'arrivo di Napoleone a Sant'Elena, per poi percorrere, diciamo, l'evoluzione della sua malattia e arrivare alla morte, comprendendo anche però il ritorno delle ceneri di Napoleone a Parigi nel 1840, quindi circa 20 anni dopo la morte, quando vengono svolti anche proprio a Parigi, per una decisione del governo francese, i funerali di Stato e Napoleone viene tumulato all'interno dell'Hôtel des Invalides. All'interno di questo percorso narrativo c'è un ambiente però che è dedicato invece a una vocazione un po' più immersiva, diciamo, quella cioè di comunicare la suggestione di un ambiente popolato da oggetti utilizzati quotidianamente da Napoleone. Quindi quelle che potremmo chiamare delle reliquie da contatto, ovvero non delle reliquie vere e proprie, cioè oggetti del corpo, provenienti dal corpo di Napoleone, bensì oggetti da lui utilizzati nel suo quotidiano e che quindi recano con sé la suggestione del contatto fisico con l'imperatore. E sono, li potete vedere, qui siamo circondati, sono pezzi di argenteria con lo stemma imperiale, le tabacchiere predilette di Napoleone, un gioco di società di fattura cinese molto prezioso, il jeu de l'ombre.
accessori di abbigliamento come il mouchoir madras, il fazzoletto in cotone che Napoleone utilizzava nei suoi momenti, diciamo, privati, intimi, e che utilizzava anche in abbinamento con la sua veste da camera, con la quale riceveva i suoi collaboratori in situazioni informali. Poi c'è una coperta con cui Napoleone si copriva le gambe, che spesso gli si raffreddavano. Quindi questo lo dicono le cronache, a causa della sua malattia probabilmente appunto soffriva di questo sintomo e ovviava coprendosi con dei manti proprio sulle sue gambe. E poi ci sono i suoi libri di storia. Napoleone viaggia per arrivare a Sant'Elena già con una biblioteca che porta con sé, e questa biblioteca verrà arricchita da spedizioni di casse di libri dall'Europa. Molti sono libri di storia perché le grandi passioni di Napoleone, appunto di vista proprio degli interessi intellettuali, fin dalla gioventù sono state la geografia e la storia, due dimensioni che attraversano proprio tutta la sua esperienza. E a Sant'Elena Napoleone porta delle mappe geografiche che ha utilizzato in passato per le sue campagne militari e tutti i suoi libri. L'esposizione è accompagnata da un ciclo di appuntamenti culturali, ben 5 conferenze web dal titolo La parola agli esperti, Napoleone, ultimo atto e dintorni, tenute da specialisti di tematiche napoleoniche in ambito storico, letterario, cinematografico, per un approfondimento ad ampio spettro che raggiunga un pubblico variegato.